Baccaglini dice la sua, è ancora il presidente del Palermo. Dopo il comunicato di ieri del proprietario del Palermo, Maurizio Zamparini, ha risposto oggi, con una nota, quello che al momento è il presidente del club rosanero, ovvero Paul Baccaglini. La mia squadra e io prendiamo atto del rifiuto della nostra proposta per l'acquisizione del Palermo. In questi mesi, come ho avuto modo di spiegare anche in settimana, ho chiamato a raccolta quelli che reputo tra i migliori professionisti per strutturare un progetto che potesse essere sostenibile di crescita per il futuro della società. Ho sempre parlato di questa opportunità come di un investimento e come tale deve quadrare anche a livello numerico, ha scritto Baccaglini. Il risultato di questo intenso lavoro è un'offerta che a nostro giudizio poteva soddisfare tutte le parti interessate con le doverose garanzie di pagamento, tenendo chiaramente gli interessi della squadra al primo posto, come è giusto che sia. Ad avvalorare questo, la struttura dell'offerta prevede una dilazione dei pagamenti su base comunque garantita con un'ulteriore importante integrazione, anch'essa garantita, alla promozione in Serie A, ha spiegato Baccaglini. Pur apprezzando l'apprensione di Zamparini per tutelare e salvaguardare il futuro del Palermo, ritengo che le garanzie circa il piano di investimenti, che chiaramente passa anche per lo sviluppo imprenditoriale di nuove strutture, come lo stadio e il centro sportivo, non sia di sua diretta competenza, dal momento che non sarà più di sua proprietà. Non più tardi di lunedì ho appositamente incontrato il sindaco Orlando per approfondire tutte queste tematiche, stadio compreso, un progetto che ha trovato apertura e disponibilità da parte sua. Vorrei anche ringraziare pubblicamente il sindaco Orlando per le sue iniziative, che dimostrano quanto tiene a Palermo, sotto ogni punto di vista. A lui non abbiamo mai negato e anzi abbiamo confermato in modo trasparente le necessarie garanzie di investimento per poter approvare lo stadio e realizzarlo assieme agli altri noti progetti collaterali, secondo un cronoprogramma che prevede la costruzione dello stadio entro 2 anni. Ha scritto Baccaglini. Sento sinceramente di avercela messa tutta. In questi mesi non ho risparmiato energie, tempo e risorse economiche per cercare di trovare una strada percorribile che portasse all'edificazione di tutte quelle idee che possono fare del Palermo una grande storia di successo. Questo è anche il rischio imprenditoriale. Non sempre il risultato è quello sperato, averci provato pesa meno di un rimpianto, ha puntualizzato Baccaglini. In questi mesi intensamente bellissimi ho conosciuto persone straordinarie all'interno della società, che dedicano il loro tempo, la loro energia e la loro passione al Palermo, spero che tutti loro vengano valorizzati. Perché il successo di un progetto, a mio parere, si fa con le persone non solo con le idee. Ed infine alla città che così calorosamente mi ha accolto rivolgo un sentito grazie, con la speranza che un giorno le nostre strade potranno rincrociarsi e che nel frattempo possa trovare la necessaria serenità. Forza Palermo, sempre, ha concluso Baccaglini. Ital Press. Did you find app for Android? You can find new free Android games and apps.